Il Teatro delle Api di Porto Sant'Elpidio ha ospitato domenica 7 maggio l'ottava edizione del concorso Danza Marche, una kermesse presentata da Federica Balestrini e voluta e ideata da Maria Elena Morniga di Arabesco Center. Maria Elena Morniga, direttore artistico di Arabesco Dance Center, ma anche direttore e ideatore di questo concorso all'ottava edizione Danza Marche, che ogni anno ha sempre più successo. Anche quest'anno abbiamo oltre 100 coreografie in gara ed una gara divisa in due parti. Quest'anno siamo partiti con due gare, e la gara inizia a ore 15 con la classica e ore 18 iniziamo con la moderna junior e senior. Quindi sono due sezioni come due concorsi in uno, tante occasioni, e quante scuole ci sono, maestra? Tante scuole, abbiamo la scuola di Martinsicuro, Recanati, Ancona, Civitanova e ovviamente la zona del Fermano, ci siamo anche noi, Arabesco Center, e niente, la partecipazione è abbastanza ricca. Anche quest'anno una giuria d'eccezione con l'opportunità di essere notati dai giurati che attribuiranno anche delle borse di studio, quindi un concorso che è sempre di più un'occasione. Un'occasione per gli studenti, per questa motivazione c'è il concorso Danza Marche, per dare motivazione, borse di studio per continuare a studiare la danza, approfondire, borse di studio per l'Umbria, per Roma, per diverse regioni e con diversi, diciamo, personaggi importanti della danza. Ma anche un'occasione di studio, un workshop stamattina con Clédy Cadieu, c'è stato lo stage e quindi sono stati tanti coloro che hanno partecipato e hanno avuto l'occasione di studiare con il maestro. Sì, questa mattina siamo stati qui in teatro a fare la lezione con le piccole, e una moderna principiante, dopo con le grandi, junior e senior avanzato. È stata una lezione abbastanza molto ricca e molto movimentata per loro, è una cosa molto carina. Oltre 100 le coreografie in gara e 300 i ballerini aspiranti tali che si sono cimentati in una lunga gara in cui la special guest star e membro della giuria è stato Clédy, uno dei volti televisivi più amati della danza italiana ed internazionale. È una competizione, però è anche un modo per confrontarsi, per aggiornarsi, non è soltanto la competizione. È un modo per calpestare il palcoscenico e l'esperienza più bella che questi ragazzi avranno nel loro percorso di studio, perché più esperienza sia sul palcoscenico e più sicuri loro si sentono. Questi sono i valori che poi la danza dovrebbe insegnare per crescere in modo sano e positivo. Invece l'esperienza televisiva, in fondo lei è un volto conosciuto proprio per questo, per l'esperienza televisiva, ha portato la danza in televisione. Quanto la televisione può aiutare la danza a farne una disciplina che esca, nonostante tanti addetti e tanti allievi, un po' dalla nicchia? Ma sì, hai detto una cosa corretta, insomma, da un po' di anni la danza televisiva, che poi non è danza televisiva, è danza teatrale, la danza è una. E la televisione che dovrebbe il mezzo ecco, di non soltanto di coinvolgimento, ma anche il mezzo a divulgare, insomma, l'educazione, le tappe, e anche, ecco, fare un po' pubblicità a quest'arte che fino a poco tempo fa era, non dico voluta bene, ma conosciuta soltanto agli addetti al lavoro. Tra i giurati anche Luigi Gentili dell'OXEN, uno degli enti di promozione sportiva, a dare lustro a questa competizione e alla giuria che ha bisogno sempre di una certificazione per una disciplina come la danza, che ancora non ha una precisa codificazione in Italia. Secondo me, proprio dagli enti di promozione partono molti, sono molti quelli che fanno danza sportiva. Solo nel nostro ente sono più di 400.000, quindi da questo, diciamo, settore, che è il nostro amatoriale, possono uscire i campioni oppure i grandi artisti della danza del domani. In Italia c'è ancora un grosso vuoto normativo per quanto concerne la danza professionistica. Che cosa pensa che si possa fare per spingere il governo a creare un ente che sovrintenda a tutto? L'ente che sovrintende a tutto per adesso è il CONI, però riguarda, diciamo, la danza sportiva nel settore agonistico e amatoriale. Io sono di quelli che ha sempre sostenuto che praticamente bisognerebbe regolamentare veramente questo settore della danza e si istituisca un albo professionale di questi maestri, istruttori di danza sportiva, perché oggi veramente ce ne sono tanti 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 e spesso
alcuni non hanno le qualifiche o la professionalità, diciamo, giusta. Veramente devono essere preparati, in modo particolare perché hanno a che fare spesso con bambini. Il concorso Danza Marche, nella sua 8ª edizione come in quelle precedenti, è stato un'importante vetrina per tantissimi giovani talenti che si sono cimentati dalla danza classica alla contemporanea, alla moderna, per passare poi all'hip hop. Sicuramente questa è una stupenda vetrina. Io come direttore del centro di Roma, la Roma International Dance Academy, sono alla ricerca di talenti da prendere per il nostro biennio professionale, quindi per me è importantissimo venire qui e essere giurato e scoprire nuovi talenti. Assegnare delle borse di studio per poi dare l'opportunità a qualcuno di studiare con voi. Sì, di dare l'opportunità di studiare con noi e sperando poi di aiutarli nel percorso professionale. Un percorso professionale che è sempre più difficile, ma naturalmente chi ha una compagnia sa che l'opportunità di calcare il palcoscenico è una realtà concreta per i propri danzatori. Sì, sicuramente è un percorso difficile la danza, però io penso che se c'è la passione e la costanza si può arrivare ovunque. Adesso i lavori coreografici sono cambiati, i coreografi richiedono anche influenze di altri stili, quindi è fondamentale che uno non si focalizzi solo su uno stile, ma possa studiare anche altri stili per poi e far sì che di avere un bagaglio più importante. Tra i giurati anche Elisa Brasile dell'Opus Ballet di Firenze, che appunto con la danza hip hop molto in voga nei videoclip e nel mondo contemporaneo ha testimoniato come la danza è un genere e un'arte in continua evoluzione. La mia formazione è iniziata con classico moderno, ma perché nella realtà in Italia non c'era ancora l'hip hop quando ho cominciato a danzare, e una volta che è arrivato l'hip hop ho scelto l'hip hop. Una grande passione per tutti questi ragazzi che magari sperimentano tanti generi di danza, quindi comunque nella moltitudine poi faranno la loro scelta. Questa occasione che cosa porterà a loro? Ma penso che sia un'occasione di scambio, un'occasione anche di confronto e soprattutto di crescita, quindi li porterà sicuramente una crescita e soprattutto una possibilità di utilizzare un palco, che per i ballerini è vitale. Conosceva questo territorio, maestra? Sì, ho lavorato molto spesso nelle Marche e mi sono sempre trovata benissimo, e anche una delle mie danzatrici viene dalle Marche. Lei lavora in particolare all'Opus Ballet a Firenze in questo momento, e quindi ci sarà l'occasione per qualcuno degli studenti migliori di questo concorso di poter venire a studiare magari con una borsa di studio? Certo che sì, ho portato un bel po' di borse di studio, non solo per l'Opus Ballet di Firenze ma anche per altre situazioni a Livorno, a Torino, in Sardegna, quindi ci saranno un bel po' di premi da dare. Uno spettacolo che ha dato vita a tante emozioni dalle ore 15 alle ore 22 ed oltre, e che darà appuntamento a tutti gli appassionati della danza alla prossima edizione 2018. Per l'anno 2018 ci saremo, e ovviamente con cose molto più interessanti, perché io sono una di quelle che non riesco a contentarmi mai, quindi sempre sarà una bella cosa. Ogni anno cose nuove. Ogni anno cose nuove, sicuramente. Grazie.